comincerò, io non mi fermerò. Il ritmo del mio cuore mi ha portato qui, lo so. Un mondo nostro. Troverò i miei amici perché vieni anche tu a Little Special. Vieni con noi che puoi restare se vuoi. Ciò che di speciale abbiamo noi qui, lo viviamo. Vieni anche tu a Little Special. Little Special. Jade non è in casa. Lasciate un messaggio dopo il miau. Miau! Pronto? Ciao, Jade, sono Roxy. Ah, coraggio, andiamo fuori a giocare a nascondino. Va bene, tu va fuori a nasconderti, io vengo a cercarti. Ok! Più o meno tra 3 giorni. Ehi, non cercare di fare la furba. Andiamo, è ora di alzarsi. Ci picchia, Roxy, mi hai rotto il cuscino. Perché continui a tormentarmi? Perché tu non hai mai voglia di giocare come fanno i bravi coinquilini. Se tu ti fossi alzata da sola, non ti avrei rotto il cuscino. Non è che io ti stia incolpando, però è colpa tua. Come siamo finite a vivere insieme? Chiaramente sei stata fortunata. Che cosa fai? Mi trasferisco in un posto dove potrà dormire. Ah, non fai altro che dormire. Bene, troverò una coinquilina a cui piaccia parlare e giocare e anche divertirsi. Sai che c'è? Credo che ci trasferiremo entrambe. Lo credo anch'io. Prima o poi. Roxy e Jade non sono più coinquiline. Oh, il mondo si è capovolto. Dove possiamo trovare un senso alle cose? Ditemi dove! Non credi di essere un po' teatrale? Sì, io sono Eddie. Non possiamo più abitare insieme, perciò ci trasferiamo entrambe. Lasciate la vostra casa! Due amiche come voi lasciano quel bellissimo, immenso appartamento tutto vuoto e tutto libero. Ah, quanto è triste. Davvero tanto, 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 tanto triste. Beh, io devo andare. Roxy, cara, puoi dormire sul mio trespolo degli ospiti finché non troverai un posto tutto tuo? Grazie, Eddie. Sono sicura che da qualche parte c'è il coinquilino perfetto per me. Qualcuno a cui piaccia scherzare e giocare e ridere. Qualcuno che sia come me. A cui non piaccia scherzare, né giocare, né ridere. Sei la benvenuta. Puoi stare qui a non ridere con noi. Mm-hmm. Grazie, lo apprezzo molto. Sei arrivata giusto in tempo per la nostra gara oraria di Rutti. Vince quello più lungo. Consegna di croccantini! Serve la firma per il ritiro! Forse avete vinto un premio! Oh, 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 alla grande Scoot! A quanto pare hai appena trovato casa! Arriva Scoot e segna! Trespolo, dolce trespolo, rimani tutto il tempo che vuoi. Fantastico, grazie, mi metterò immediatamente a caccia di conigli. Per i cani significa sognare. Oh, beh, allora ti auguro una caccia ai conigli d'oro. Puoi rimanere qui a casa mia quanto vuoi, Jade. Ti preparo subito un'amaca. Mi ci vorrà solo un secondo. Va bene. È un pochino stretta. Ripensandoci, userò uno dei miei letti. L'ho fatto di proposito. Dormi bene. Non ti accorgerai nemmeno della mia presenza. Ai! Scusa, ai, scusa, ai, scusa, ai, scusa, ai, mi dispiace. Ai, ai, e ancora ai.
Se ti va, puoi stare da me nell'appartamento sul retro. C'è molto spazio e a me piace la compagnia. Oh, sì, meraviglioso! Sarà piacevole avere qualcuno con cui giocare, con cui ridere e con cui condividere ogni dettaglio della mia vita. Sì! Ti ringrazio per l'ospitalità, Hoffman. Tranquillo, sarò così silenziosa che non ti accorgerai di me. Credo di aver trovato il coinquilino perfetto! La donna è mobile, ecco al più mal vento. La 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 la, non so le altre parole. E per la festa del mio secondo compleanno ho dovuto prendere una decisione fondamentale. Meglio le canzoni dei musical o la musica house? Ovviamente ho optato per i musical, una scelta decisamente più raffinata, non trovi? Vabbè... Ma non credere che abbia abbandonato la musica house, oh no, no? Ehi, Hoffman, svegliati! Hai voglia di giocare a qualcosa? Ti va di lanciare delle palline sotto il divano? Oppure di graffiare i mobili con gli artigli? Ehi, Hoffman, mi stai ascoltando? Ehi, pronto? Hoffman, c'è nessuno? Oh, non è possibile, non fai altro che dormire. Forse questa l'ho già sentita. E dato che il fiocco faceva a pugni con i brillantini, non sapevo che fare. Una crisi, capisci? Ah, misericordia! Mi hai applicato delle extension! Oh, non sono un manichino per le tue prove, ho bisogno di dormire ogni tanto mentre tu vuoi solo parlare e giocare. Oh, scusa, sono a pezzi. Perché continui a tormentarmi? Oh, questa l'ho già sentita. Oh, non so proprio che cosa fare, Mr. Yacht. Mi mancano i bei tempi andati in cui abitavo con Jade. E cioè ieri. Primo, se ti manca così tanto, allora dille che ti sei sbagliata e torna a vivere con lei. Secondo, e tagliati quei capelli. Ma anche Jade si è sbagliata. Ma due torti non fanno una ragione, quindi dovrei scusarmi. Ma se lei invece non fosse dispiaciuta, se fosse ancora arrabbiata, non avrò più una migliore amica e sarò costretta a vivere con Pearl, la gatta del salone. Ma forse Jade si ingelosirebbe e mi chiederebbe di tornare da lei. Oh, l'unico modo per poter tornare a vivere con Jade è non tornare a vivere con Jade. È proprio per questo che cerco di non parlare con nessuno. Oh! Ciao, Jade. Ciao, Roxy, mi pare. Oh, bene, eccole qui. Chi credete di essere per sparare a tutto volume quella spocchiosa musica lirica per tutta la notte? Eh? Povere noi, dovreste vergognarvi. Avete tenuto sveglio l'intero condominio per tutta la notte con quel la 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 la. Ieri abbiamo cambiato casa. Beh, là dentro c'è qualcuno che canta l'opera. Perciò noi stiamo andando a presentare un reclamo all'amministratore del condominio. E credetemi, noi sappiamo bene come si reclama. Mr. Yacht, ci servono dei tappi per le orecchie. E ci servono subito. La casa è a nome nostro. Meglio liberarsi di chiunque l'abbia occupata prima di avere guai. Ah, ti aiuto io! Grazie. E dopo, tagliati quei capelli. Ehi, che cosa stai facendo? Oh, sto tappando il buco. Ecco, come nuovo. Mi piaceva quel buco. Mi ricordava dei momenti divertenti con Roxy, che non mi lasciava mai in pace e strattonava il cuscino come una furia. Oh, te lo ricordi ancora? Adesso che Scoot l'ha aggiustato, non è più la stessa cosa. Scoot, per me è difficile dirtelo, ma non puoi più vivere nel nostro appartamento. Mi dispiace. D'accordo, va bene, me ne vado. Dici davvero? Avere una tana elegante come questa tutta per me, senza nessuno che gridi "Vattene da qui, Scoot!" mi fa venire nostalgia di casa. Di quale casa? Tu vivi all'aperto. Proprio per questo.
Mi manca lo scambio di opinioni con altri cuccioli che vogliono sempre cacciarmi via. Perciò, ora lascio ufficialmente questa prigione di lusso. Adios! Au! Credo che la casa sia di nuovo nostra. Cioè, se la rivogliamo. Sinceramente, Jade, non è divertente vivere senza di te. Pensavo di trovare la coinquilina perfetta fuori da qui. Invece ho scoperto che esiste già, ed è proprio qui. E io ho scoperto che tu sei meno peggio degli altri cuccioli. Ok, adesso basta!